Una buona giornata e ben ritrovati con Nuovo Giorno. Si lavora a ritmo serrato sulla linea ferroviaria Genova-Ovada che è stata danneggiata dalle frane dello scorso 22 ottobre per permettere la riapertura entro domani. Intanto forti precipitazioni si stanno verificando su Liguria, Piemonte e Lazio, mentre in Campania è allerta per grandine e vento. In Liguria sotto osservazione le zone centrali da Nola a Portofino, fino alla Val Vormina ed alla Valle Stura. Intanto la situazione per quanto concerne il Piemonte vede ancora piogge intense nell'Alessandrino molto diffuse, mentre in allerta la protezione civile nel Lazio per il timore di possibili grandinate. Dall'estero adesso l'Iraq ha dichiarato lo stato di emergenza in vista delle manifestazioni previste per oggi che dovrebbero interessare Baghdad e altre 11 città, dove la protesta prenderà di mira la corruzione, i servizi pubblici scadenti e la disoccupazione. Il Ministero dell'Interno ha sollecitato le forze di sicurezza a una moderazione, evitando che si ripetano le violenze di inizio mese, quando rimasero uccise oltre 100 persone. Forte polemica tra il governatore regionale pugliese Michele Emiliano e la trasmissione televisiva Le Iene sulla sanità pugliese. In un lungo post il governatore dice che la disinformazione si combatte con la verità, precisando che l'ospedale di Terlizzi non chiude ma è stato riconvertito in presidio in applicazione del decreto ministeriale e le sale operatorie continueranno a funzionare. Il giornalista delle Iene dice il falso parlando di Festival dello Spreco e tra l'altro non dice che in Puglia abbiamo risanato i conti in soli 4 anni. Occupiamoci adesso di coscienza perché c'è stato un interessante evento che ha coinvolto la città Dauna di Bovino con il metodo MK di Michel Hardy, una nuova tecnica molto approfondita. Saverio Serlenga lo ha intervistato. Ecco che cosa ha detto. Michel Hardy, come si rende una persona felice, serena? La domanda da 1.000 dollari. Si va sempre dritto così alla meta. Ognuno ha un problema, ognuno ha più problemi e poi viene da me e dice: ho questo problemino qui, cosa faccio? E io spesse volte poi lo guardo e dico: non lo so, non so io cosa puoi fare tu per risolvere questo problema. Io posso dirti, però, se tu cominci a avvicinarti nuovamente a qualcosa che io chiamo un ordine empirico, un ordine delle cose che esiste in ogni dove, perfino nell'amore, allora lentamente, non soltanto prendendo atto mentalmente, ma anche avvicinandosi di fatto, dopo un po' questo problema sparisce, non c'è più. Questo posso fare per te. Quindi risultati quasi sicuri, a quanto pare. Non ragiono in risultati, sarebbe come l'unica cosa che mi interessa è la meta. Ho imparato in quei 30 anni in cui faccio questo e quindi viaggio con le persone che ciò che conta dopo un po', che viaggi con te, è veramente il percorso, il viaggio stesso, guardare fuori dalla carrozza e dire: che bei tramonti, che bei panorami. Sì, poi arriviamo dove volevamo noi, però arriviamo arricchiti, nutriti come mai avrebbe aspettato. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio serata agrodolce per le italiane in Europa League. La Roma sfiora l'impresa contro la capolista del campionato tedesco, il Borussia Mönchengladbach, pareggiando per 1-1. Invece è andata male alla Lazio, che è stata sconfitta in terra scozzese contro il Celtic Glasgow. E ancora una volta ululati razzisti sono stati uditi durante la partita e non è escluso che la UEFA possa prendere dei provvedimenti. Intanto, domani torna il campionato di calcio di Serie A con 3 anticipi che potrebbero dire molto in chiave salvezza ed europea.
Vi ricordo, prima di salutarvi, l'appuntamento oggi alle 13 con A Tutto Volley, la rubrica dedicata al mondo della pallavolo. Per questa edizione di Nuovo Giorno è tutto. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, con il flash di metà giornata alle 13:45. A più tardi.